Marco Travaglio. Al Teatro Valentino ha risposto alle domande di Nicola Pastore e Fulvio Colucci della Gazzetta del Mezzogiorno. A cena con Marco Travaglio, un'iniziativa organizzata dagli istituti di Castellaneta Perrone e Orazio Flacco. Affrontati i temi di più stretta attualità politica, naturalmente con l'indice puntato contro il Presidente del Consiglio. Questa campagna contro Berlusconi, mi riferisco alle 10 domande di Repubblica, la manifestazione di protesta per rivendicare la libertà di stampa, oppure questi scontri sul processo breve, non potrebbero avere l'effetto boomerang, cioè far pensare ai cittadini ad un accanimento nei confronti del Presidente del Consiglio? Io vedo in realtà un appiattimento ai piedi del Presidente del Consiglio. E poi un giornale fa delle domande al Presidente del Consiglio, è il minimo che possa fare, bisognerebbe fargliele tutti i giorni, fargliene anche più di 10, viste le mancate risposte che arrivano. La manifestazione dei giornalisti non era contro Berlusconi, la manifestazione dei giornalisti era contro tutti i pericoli per la libertà di informazione, secondo me è stata molto tardiva, avremmo dovuto farla 15 anni fa quando cominciò questa deriva, quando Montanelli fu cacciato dal giornale che aveva fondato perché non era in linea con un editore in conflitto di interessi che si stava buttando in politica e voleva trasformare un giornale indipendente in quello che poi è diventato, cioè un giornale di partito, anzi ad personam. Un'ultima domanda, che cosa rispondi a coloro che ti definiscono come un giornalista militante? Sai, militante dipende da che cosa vuol dire militante. Se militante vuol dire appassionato è vero, se vuol dire che io milito per qualche fazione politica contro qualcun'altra no, anche perché credo di essere riuscito a dispiacere praticamente a tutte le fazioni politiche, quindi ogni tanto mi attribuiscono mandanti di destra quando mi occupo di D'Alema, oppure mi attribuiscono mandanti di sinistra quando mi occupo di Berlusconi. In realtà io faccio semplicemente il giornalista e racconto quello che fanno. Se loro smettessero di fare certe cose, io dovrei smettere di raccontarle.